Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi Ricerche CTA 102. Oggi ci occupiamo di uno dei casi che, come lo definì l'avvocato Filastò, si presenta fra i più spietati della storia europea, quello del cosiddetto mostro di Firenze che sconvolse l'Italia con sette duplici omicidi fra il 1974 e il 1985. La terrificante vicenda, resa ancora più mostruosa dalle dolci colline che ne rappresentarono la scenografia, fu la prima a portare l'attenzione italiana sul concetto di killer seriale. Gli omicidi coprono un arco temporale straordinariamente lungo e sono per lo più caratterizzati dal medesimo schema, che prevede l'uccisione di una coppia nel momento dello scambio delle effusioni, dunque precisamente a partire dal momento in cui, riprendendo le parole del giudice Marazzita, viene meno ogni forma di attenzione e difesa. C'è un'altra costante in questa modalità d'azione. L'attenzione dell'assassino si concentra soprattutto sulla donna, mette fuori gioco il compagno e quindi si concentra sulla componente femminile, giungendo in un crescendo di efferatezza a compiere sul corpo di lei una serie di orribili mutilazioni o addirittura asportazioni. Anche la dimensione spazio-temporale ha connotazioni ritualistiche, di quella ritualità necessaria all'omicida seriale per appagare la sua necessità. Gli omicidi avvengono quasi sempre in prossimità di fiumi o discoteche, di notte, in luoghi rigorosamente bui e appartati nei dintorni di Firenze. In ultimo, i delitti sono compiuti a ridosso dei giorni festivi. Fine settimana, feste, scioperi, il giorno dopo non si lavora. Come colpisce il mostro? Con una pistola e una o più lame. Dal 1974 al 1985 l'arma da fuoco, una Beretta serie 70 calibro 22 Long Rifle, è sempre la stessa ed è caricata con munizioni Winchester marcate con la lettera H. Proprio l'uso della pistola ha fornito agli investigatori un'interessante traccia sulla possibile altezza dell'autore dei crimini, non inferiore pare a 1,84 m. È un tiepido settembre del 1974. La Toscana del tempo non è quella di oggi e in generale l'approccio dei più giovani all'amore e alla sessualità vive ancora circonfuso da un'aura di tabù o comunque di estremo pudore. Non è concepibile per una famiglia lasciare il proprio figlio o la propria figlia soli a casa con il preciso scopo di incontrare un ragazzo o una ragazza. Se ci si vuole vedere, tanto più se ci si vuole appartare, non vi è che cercare quiete in qualche luogo poco frequentato della campagna. Così fanno due giovanissimi, Pasquale Gentilcore, di 19 anni, e Stefania Pittini, appena 18enne. Si frequentano da anni e stanno addirittura per sposarsi. Pasquale, dopo aver accompagnato sua sorella a Borgo San Lorenzo, raggiunge la fidanzata Stefania a Pesciola di Vicchio e con lei alle ore 22 parte nuovamente in macchina per fermarsi sulle sponde della Sieve. Scoccano le 23:45, qualcuno nel buio si è avvicinato alla macchina dal lato sinistro. Ha una pistola e uccide Pasquale con ben 5 colpi. Con un coltello gli assesta poi 5 fendenti all'altezza del fegato. Stefania, ancora viva nonostante abbia ricevuto 3 colpi, è uccisa con 3 coltellate a cui fanno seguito altri 96 colpi. Come atto finale, il mostro inserisce nelle parti intime di Stefania un tralcio di vite. Non c'è un significato particolare, è solo un ulteriore sfregio compiuto in modo non premeditato, prendendo un ramo dal vigneto prossimo alla vettura per coronare e soddisfare quella rabbia folle e mostruosa che aveva appena guidato la mano dell'assassino nella serie di coltellate inflitte a martoriare il corpo di quella che è per lui la vera vittima, il vero obiettivo. In sede processuale, alla vista del suo corpo, un carabiniere sverrà. È il primo delitto del mostro di Firenze. Si può ingrandire ancora, se si può. È un ragazzo della scorta che ha avuto qualche problema sulle botte. Prestategli soccorso. Se necessario, chiamiamo un medico. La polizia italiana non ha mai lavorato sino a quel momento su assassini seriali. Le indagini per questo primo omicidio si svolgono in forma tradizionale, peraltro ancora fortemente limitata all'evoluzione embrionale di una serie di tecniche di indagine. Si indaga dunque nella vita delle vittime e si scopre che Stefania era stata infastidita, molestata da uno sconosciuto nei giorni precedenti al delitto, ma nulla di più e il caso rimane irrisolto.
Passano 7 anni, è il 1981, nella notte fra il 6 e il 7 giugno a Mosciano di Scandicci sono uccisi altri due promessi sposi, Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi. Con una Fiat Ritmo si erano recati sulle colline di Roveta. Dal finestrino anteriore sinistro l'assassino colpisce Giovanni e quindi con altri 5 proiettili Carmela. Jeans le verranno strappati e poi mutilato e asportato il pube. Il modus operandi è il medesimo, l'odio rivolto alla donna è il medesimo, l'arma è la stessa e c'è anche un altro particolare che ricorre che forse nel primo omicidio, quello del 1974, non aveva assunto la giusta rilevanza. I luoghi in cui le coppie d'amanti si incontrano sono sì buie e naturalmente appartati, ma in realtà noti alla comunità locale, soprattutto a coloro che in quegli anni, nella provincia fiorentina, e ce n'erano pare parecchi, praticavano il cosiddetto voyeurismo. Diversi sono gli uomini immaturi che in quella comunità contadina la notte si nascondono nelle aree più frequentate dalle giovani coppie, oppure addirittura si danno appuntamento per recarsi insieme a spiare gli amanti e magari cercare persino di raccogliere qualche cosa. Così fa anche l'autista d'ambulanza Vincenzo Spalletti. Frequenta assiduamente insieme ai suoi amici la taverna del diavolo di Scandicci, che ora non esiste più, e proprio qui racconta la domenica mattina immediatamente seguente al delitto di aver visto due morti ammazzati. Non è tutto, Vincenzo aggiunge una serie di macabri particolari che identificano senza dubbio queste morti con i ragazzi della collina di Roveta. Sono particolari però che non sono ancora noti a nessuno, non se ne parla, non sono stati scritti sui giornali. Però Vincenzo li conosce, sa ad esempio che la ragazza è stata prima colpita con i proiettili, poi è stata mutilata. Spalletti è immediatamente arrestato e per la sua reticenza e il tentativo palese di sviare le indagini a suo carico, accusato di falsa testimonianza e incarcerato. Naturalmente la famiglia dell'ex voyeur e ora prima sospettato dei delitti è terribilmente preoccupata. Vincenzo ha quel vizio, ma non è un assassino, anzi potrebbe diventare lui stesso una vittima dell'assassino che ora sa quanto Vincenzo ha visto e imprudentemente riferito. La cosa migliore per tutti è che Spalletti stia zitto, si faccia il carcere e attenda di essere scagionato, tanto non è lui il mostro e a dirlo è forse proprio lui il mostro. Digli che sia zitto e tranquillo, che presto sarà scagionato, presto uscirà di carcere. Rassicura i familiari una misteriosa voce in una telefonata anonima. Però gli sta bene un po' di galera quello scemo, aggiunge, che gli è saltato in mente di dire che aveva saputo dei morti dai giornali quando i giornali sono usciti con la notizia la mattina dopo. Del resto, è assai probabile che Spalletti non abbia effettivamente visto altro se non quello che ha ingenuamente rilevato. Il volto dell'assassino, insomma, Vincenzo non l'ha visto, comunque certamente non l'ha riconosciuto. Intorno alle 10:30 di mattina del 23 ottobre del 1981, presso la nuova abitazione di Maria Nencini Pieraccini, in via Alessandro Scarlatti 10 a Firenze, squilla il telefono. Una voce chiara, senza particolari inflessioni dialettali, chiede di parlare con sua sorella, che si chiamava Rina. «No, la signora al momento non può rispondere, ma dica pure a me, sono la sorella», risponde Maria. Ma la voce dall'altra parte insiste. «No, voglio parlare con la signora Cambi per avere dei chiarimenti». Una conversazione improvvisamente interrotta da un guasto. Maria, così come Rina Pieraccini, è preoccupata quel giorno perché sua nipote, Susanna Cambi, non è rientrata dalla sera precedente e forse quella telefonata poteva riguardare proprio lei. Un solo dubbio. Chi poteva essere a conoscenza della presenza di Rina nella casa di sua sorella Maria? Quindi in una casa che non era la sua. E chi conosceva quello specifico numero di telefono? Rina e Susanna, infatti, si erano trasferite a casa della zia Maria solo temporaneamente, cioè in attesa che si liberasse un appartamento che avevano preso in affitto.
quel numero per raggiungerla, chi poteva conoscerlo oltre alle stesse forze dell'ordine? Susanna non rientrerà mai. La sera precedente, alla vigilia di un grande sciopero generale, a Travalle di Calenzano, lungo la stradina sterrata che a poca distanza da un casolare abbandonato attraversa un prato buio, è parcheggiata la vettura del suo promesso sposo, Stefano Baldi, 26enne, operaio. È quasi mezzanotte, 4 colpi di pistola per lui, 5 per lei. I proiettili, Winchester, con impresso sul fondello la lettera H, sono sparati dalla beretta calibro 22. L'assassino estrae dalla macchina il corpo di Stefano, che gli impediva di raggiungere il vero obiettivo della sua rabbia, Susanna, quindi trascina lontano dall'auto la ragazza, infierisce con violenza sul suo corpo. È, se possibile, una mostruosità ancora più devastante di quella rivolta alla vittima precedente. L'assassino non è solo arrabbiato, ma pare frettoloso e maldestro. Il corpo ne risulta ancora più violato. Il pube e il seno sinistro sono gli obiettivi evidentemente portatori di un valore sensuale, così come era avvenuto per Carmela. Ma c'è un'altra ricorrenza che lega Susanna e Carmela, che a questo punto sembra assumere la forma di un'ulteriore firma dell'omicida. Dopo il delitto, la borsetta è stata evidentemente aperta e tutti gli oggetti sono stati sparsi per terra. Non è tutto. Anche Susanna era stata infastidita nel periodo precedente al delitto, forse addirittura pedinata da uno sconosciuto. Eppure forse Susanna non era stato un obiettivo premeditato e appositamente cercato dal mostro. In che senso? Nel senso che forse quella terribile notte le vittime sarebbero state altre. Un'altra coppia, intorno alle 22:40, si era infatti appartata in macchina presso Via dei Prati, ma i due fidanzati non si stavano abbandonando in effusioni amorose, ma stavano semplicemente chiacchierando, e così lui scorge una sagoma nell'oscurità a breve distanza dalla vettura, scende, l'ombra si accorge di essere vista e si defila con un'andatura che lo stesso testimone definirà dapprima goffa, poi lesta. Forse solo un altro guardone, o forse il mostro che cambia obiettivo. A ritrovare Stefano e Susanna sono verso le 11 due contadini che chiamano le forze dell'ordine. Arrivano prima i carabinieri della caserma di Calenzano e poi il tenente Vittorio Trapani, comandante del nucleo operativo della compagnia di Prato. Stefano Baldi, che pure era stato trascinato fuori dalla vettura, indossa un solo stivale, l'altro è in macchina. Forse dal sopralluogo emerge un indizio determinante. A 5 metri di distanza dalla parte anteriore dell'automobile c'è ben visibile l'impronta di uno stivale maschile numero 44. È la svolta? No. L'impronta, appartenente a uno scarpone di tipo militare allora in vendita in Francia, appartiene, si scoprirà, a un membro delle stesse forze dell'ordine, che ha prestato poca attenzione a non inquinare la scena del crimine. Un altro particolare non sfugge però a coloro che indagheranno su questa orribile vicenda. Il libretto di circolazione dell'auto di Stefano Baldi non si trova al suo posto, dove è normalmente conservato, ma viene curiosamente ritrovato all'interno della borsa di Susanna. Si è detto il mostro ha rovistato in quella borsa, dunque potrebbe essere stato proprio lui a rimettercelo, ma perché? Perché avrebbe dovuto aprire il cassetto dell'auto, estrarre il libretto di circolazione e quindi riporlo nella borsa della donna? Si tratterebbe di un'azione assolutamente priva di senso, a meno che non si ipotizzi che il libretto era già stato estratto, forse da Baldi stesso, per esibirlo a qualcuno che portava forse una divisa e che quindi avrebbe potuto esercitare sulla coppia appartata un'azione cogente. È possibile che la coppia abbia incrociato un agente che l'abbia fermata per un controllo? Sì, ma l'agente chi sarebbe? Non si trovano tracce in tal senso. E poi persino questo particolare del libretto dei documenti dell'automobilista sembra assumere un carattere ricorrente. Infatti nel giugno del 1981 anche il portafogli, in questo caso il portafogli di Foggi contenente i suoi documenti, era stato curiosamente rinvenuto sul cruscotto della vettura, proprio come se il ragazzo l'avesse posato dopo averlo esibito. Anche il libretto di circolazione di Gentilcore giaceva sul pianale dell'auto. 10 giorni dopo il delitto,
Salvatore Palazzo, che è il giudice istruttore del Tribunale di Prato, chiede allo psicologo Carlo Nocentin una perizia psichiatrica sul mostro e ne esce il ritratto di un soggetto paranoide, portatore di segni profondi di un trauma infantile legato alla figura materna, con la conseguente maturazione di un senso di odio e di una necessità di vendetta nei confronti del sesso femminile. Il ritratto psicologico si accompagna ben presto a un tentativo di ritrarre fisicamente il mostro. Si ascolta così la testimonianza di un'altra coppia che la sera dell'omicidio alle ore 23:40 sullo stretto ponte della Marina incrocia un Alfa GT o forse una Lancia HF, comunque rossa, che procede a grande velocità e viene dall'area dove sarebbe stato scoperto il delitto e alla guida vi è un uomo sulla cinquantina stempiato. E caccia all'uomo e nel Fiorentino dilaga ovviamente il terrore dell'assassino delle coppie, ma purtroppo dilaga anche il sospetto, il pettegolezzo, la maldicenza, voci incontrollate, e a Firenze si diffonde così una notizia orribile. C'è un uomo, direttore di una nota clinica chiamata Villa Le Rose, il ginecologo Gentile Garimeta, e sua moglie pare ha trovato nel suo frigorifero dei macabri trofei riconducibili all'attività del mostro di Firenze. E lui non c'è dubbio, e i cittadini inferociti lo assediano nei pressi della sua abitazione per linciarlo. Per fortuna arrivano le forze dell'ordine e interverrà persino il procuratore della Repubblica. Negli anni successivi inizieranno anche a girare manifesti e persino spot pubblicitari trasmessi gratuitamente dalle emittenti televisive proposti poi nei luoghi di aggregazione dei giovani. Occhio ragazzi è una delle frasi rimaste più famose, però tutto questo non basta. È un'altra notte buia, quella del 19 giugno del 1982, e a Baccaiano di Montespertoli, a bordo di una Fiat 147 appartata presso uno slargo sulla strada provinciale Virginio Nuova, ci sono i Vinavil, Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, così legati da essere soprannominati proprio col nome di una nota colla. Probabilmente i ragazzi si trovano sul sedile posteriore dell'auto, ma anche per quanto concerne questo non ci sono tante certezze. In ogni caso il mostro arriva, ma il Mainardi, nonostante il panico, scatta verso il volante, inserisce la retromarcia e l'auto attraversa la strada, impantanandosi nel fossetto sul lato opposto. Freddo, lucido, il mostro punta i fari anteriori dell'auto e spara e li spacca. O forse le cose non sono andate così, forse il mostro spacca i fanali, uccide e quindi sale in macchina per defilarsi oltre il dosso, ma si impantana. Se infatti Paolo e Antonella hanno commesso un'imprudenza, è pur vero che quel luogo che avevano scelto non aveva le caratteristiche dei posti isolati tanto cari ai guardoni, anzi, nel vicino paese è persino in corso la festa del santo patrono e le macchine vanno e vengono. Il mostro non si spinge oltre, non infierisce, ma scappa lasciando Paolo vivo, seppur in condizioni estreme. Morirà il mattino seguente, portando con sé forse il segreto del mostro di Firenze. La procura però decide di giocare sporco, fra virgolette. Il mostro non sa cosa Paolo Mainardi abbia realmente potuto dire a chi lo assisteva prima di spirare. L'allora magistrato Silvia Della Monica, sulla quale torneremo a breve,
Convoca allora in procura i cronisti. Si scrive sui giornali che il Mainardi ha svelato particolari determinanti per la cattura del mostro. La strategia è perfetta. Uno fra i primi soccorritori del Mainardi, l'autista di ambulanza Lorenzo Allegranti, inizia così a essere tormentato da una serie di telefonate anonime. Ancora una volta, come nel caso della telefonata alla zia di Susanna Cambi, la voce è chiara e non gravata da inflessioni dialettali. In questa prima chiamata, quello che probabilmente è il mostro, dice di chiamare proprio per conto della Procura di Firenze e di voler sapere cosa gli avrebbe detto Mainardi prima di raggiungere l'ospedale. Quindi notiamo come in qualche modo il mostro riesca a essere a conoscenza del fatto che una volta giunto in ospedale Mainardi era in coma, quindi sostanzialmente non aveva potuto parlare. Allegranti però non ci casca e denuncia il tutto ai carabinieri. Però arriveranno altre chiamate, persino sul posto di lavoro. Nel frattempo giunge il 9 settembre del 1983 e a Gigole, a bordo di un furgone Volkswagen T1, ci sono due ventenni tedeschi, Rüsch e Mayer. L'assassino uccide prima Mayer, che ha una corporatura robusta e capelli corti, e Rüsch, di pettinatura invece lunga, era pettinato coi capelli lunghi in modo femminile e di corporatura esile. Viene attenzionato per secondo, quindi ha tempo di tentare la fuga, ma viene raggiunto anch'egli da quattro proiettili. Il mostro si rende però conto che non è una donna e infatti se ne va. Il delitto del 1983 si rivela però fondamentale per scagionare due personaggi che nel frattempo erano saliti all'attenzione degli inquirenti, ovvero Stefano Mele e Francesco Vinci. È bene a questo punto lasciare che insieme a questi entrino in scena anche altri personaggi fondamentali nelle operazioni di indagine sugli omicidi del mostro. Primi fra tutti la citata Silvia Della Monica e il giudice istruttore Mario Rotella. Nel 1983 Rotella rilascia alla Nazione un'intervista nella quale scrive: per capire il ruolo di Mele e Vinci è a questo punto necessario fare un passo indietro di quasi 15 anni rispetto all'omicidio di Migliorini e Mainardi e volare a una calda notte d'agosto del 1968. Di questo e di altro ci occuperemo nella seconda parte di questo ciclo di documentari dedicati al mostro di Firenze. Se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, iscrivetevi al nostro canale, condividete, commentate e se volete offrirci un caffè, trovate tutte le informazioni nel box informazioni sottostante. Grazie, alla prossima. Ciao!